che dicevi tu, perché prevalgono i grandi centri commerciali che hanno bisogno di spazio, quindi tendono ad andare nelle periferie. Però dall'altra parte, Graziano, si rischia la desertificazione dei centri, cioè quei centri. Sì, sì, sì. E da questo punto di vista, aiutare a rinvigorire le edicole potrebbe essere un elemento di controtendenza, cioè se la tendenza è quella a chiudere, ad abbassare le saracinesche, per dirla in maniera molto immediata, ecco, forse l'edicola adeguatamente aiutata o comunque in un'ottica un po' diversa, magari non so, con una maggiore partecipazione proprio del comune, l'edicola potrebbe rappresentare un elemento di controtendenza che aiuta a non desertificare del tutto questi centri storici. Storico, sì, ecco. Sì. E quindi la notizia che tu ci dai, insomma, della chiusura di questa edicola in centro storico a Reggio Emilia sicuramente è doppiamente penalizzante, perché dall'altra, da una parte ci parla della chiusura delle edicole e dall'altra nelle zone di centro storico che sono invece, erano almeno prima tradizionalmente un po' più ricche, un po' più vive dal punto di vista commerciale. È proprio come ti dicevo, che sono i comuni che tendono a desertificare i centri storici e a portare fuori nei centri commerciali tutte le attività e tutti i negozi, ma anche i negozianti stessi, che viene voglia di aprire in centro storico dove gli affitti sono alti, dove non si riesce comunque con l'attività di edicola a mantenere gli affitti che hanno. Insomma, e poi ci si deve scontrare anche con il distributore che sta cercando, io sono sicuro di questo, parlo anche del nostro, proprio quei supermercati che non hanno la licenza, per cercare di fargli avere i giornali a tutti i costi. Noi stiamo riscontrando anche questo. L'Esselunga Reggio non ce li aveva, adesso ce li ha. Ci hanno raccontato che ha comprato la licenza di un'edicola che ha chiuso lì vicino, però in realtà secondo me è stato Menta che è andato a chiedere, o comunque un funzionario dell'agenzia che è andato a chiedere all'Esselunga se volevano i giornali, ecco. Stanno cercando di spingere dove non ci sono, e sempre ai centri commerciali, sempre ai supermercati, sempre alla grande distribuzione. Bene, Graziano, allora ti ringraziamo di questa testimonianza. Abbiamo parlato di diversi aspetti, tutti importanti, tutti ahimè drammatici per quanto riguarda la condizione della categoria. Speriamo di risentirci presto, e quindi buon lavoro e soprattutto buona attività sindacale. Buon lavoro anche a voi e soprattutto ormai buone ferie a tutti, perché insomma penso che... Vero.